Ma aspettavo un po' di più da questa partita, soprattutto dai giallorossi, ma anche l'Udinese non scherza. E dopo la sigla parliamo del match della Dacia Arena, Udinese-Roma solo dopo la sigla. Vamos! Buonasera a tutti ragazzi e ragazze, e benvenuti in questo e benvenute ovviamente in questo nuovo video qui Dani che vi parla e vi parla direttamente a partita finita Udinese Roma finisce 0-1. Ma ragazzi, partiamo con ordine perché nel primo tempo la gara è stata. Ho visto un'Udinese molto più pronta, molto più arrembante rispetto a una Roma un po' fragile, un po' scarica. Nel complesso, tutte e due le squadre non hanno offerto una bella prova atleticamente parlando, perché sul punto di vista delle occasioni, tante, tante. Nel primo tempo, due occasioni per la Roma e ben cinque per l'Udinese. Cinque tiri nello specchio della porta. Mirante fa i miracoli, il Mirante. Mamma mia, sarà determinante per questa giornata di fantacalcio. Però, ragazzi, c'è da dire che il gol della Roma, avvenuto nel secondo tempo, è frutto di un errore difensivo, perché ragazzi, De Maio sbaglia l'uscita, non si può mettere un pallone nel mezzo del campo vicino alla tua area di rigore. È quasi dire mi consegno al destino, e il destino si chiama Pedro. E Pedro c'ha un destro che canta. C'ha un destro che canta perché tira e Musso non ci può far cacchio. Non ci può fare nulla. Un destro a giro che bacia il palo interno. Chapeau. Però poi lasagna o caca, ma quanti gol si sono mangiati? Sono convinto che sullo 0-0 nel primo tempo, verso la fine, il Bagnez entra scomposto su Lasagna, eh. Non so Abisso cosa abbia visto. Però andate a rivedere gli highlights. Andate a rivedere le immagini. C'è Lasagna che si invola verso Mirante e da dietro il Bagnez tira una gomitata in piena schiena a Lasagna. Vabbè, poi Fonseca indovina un po' i cambi, riequilibra la squadra, non che fosse squilibrata la squadra, però era un po' stanca, alcuni individui erano più stanchi di altri, però devo sottolineare, la difesa si regge solo su un uomo e si chiama Marash Kumbulla, italianizzato Max, perché? Perché è italo-albanese questo qui. Ragazzi, tieni insieme la difesa da solo perché sei Bagnez e fa il centrale. Il centrale fa i Bagnez. E sul centro-sinistra c'è proprio lui. C'è proprio lui che comanda la linea difensiva. Egregiamente. Mancini fa il suo a destra. Però oggi Kumbulla. Ma anche contro la Juve, Kumbulla è fondamentale per questa Roma. Ditemi se non è vero. Ditemi se non è vero. Avete visto la partita? Potete testimoniarlo. E io lo testimonio perché l'ho vista tutta dall'inizio alla fine. Kumbulla, sempre in anticipo, sempre contro Lasagna e Okaka di fisico, li accompagnava fuori anche su De Paul. Ragazzi, l'Udinese però meritava il pareggio. Questo è dato di fatto. Ai punti meritava il pareggio, ma il campo parla e la Roma vince a Udine
alla Dacia Arena per 0-1, gol di Pedro al 55esimo. Il video finisce qui. Ragazzi, lasciate un like, commentate, iscrivetevi al canale attivando la campanella. Occhio alla descrizione, ci sono sempre i canali di Marchi Marco, 05 Inter e di Solo Football, il nostro amico Antonio. C'è il link per entrare nel canale Telegram e c'è il link per seguirmi sulla piattaforma Viola, che dovrò iniziare a fare un po' di live. Un pochino, non tante, però noi amiamo il calcio e quindi forza calcio. La Serie A continua domani e allora vedremo cosa succederà per Juve, Napoli, tante cose, ma domani. Per oggi è tutto, buonanotte a tutti, buon proseguimento di serata perché sono le 22:45 e allora ci vediamo domani. Con un post partita devo scegliere perché l'Inter gioca alle 3, non so se riesco a vederla, mannaggia. Il big match era domani sera, Juve-Napoli, vedremo, vedremo. Bella!